Appena concluso il mio servizio civile di quest'anno, è finito il 9 gennaio infatti, e devo dire che è stata un'esperienza molto bella, molto interessante e direi formativa. Si sono dati tutti appuntamento a Vibo Valentia i volontari che hanno prestato servizio civile nel 2018 o lo faranno nel 2019 nell'ambito delle Proloco calabresi. Una convention, quella promossa dall'UMPLI, volta a valorizzare il ruolo delle Proloco sul territorio, ma anche il valore strategico dimostrato dai ragazzi che vi lavorano. I ragazzi si impegnano ad effettuare delle progettazioni che riguardano proprio la divulgazione e quindi le conoscenze, la ricerca del patrimonio materiale ed immateriale. Un'opportunità importante quella del servizio civile, accessibile ai ragazzi fino ai 29 anni, una vera e propria occasione formativa oltre che una discreta entrata economica in un momento in cui è sempre più difficile e tardivo l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. I ragazzi hanno dei progetti attinenti per tutto l'anno per poter promuovere proprio il territorio di dove fanno parte. Per problemi burocratici le Proloco della provincia di Vibo Valentia e di Cosenza quest'anno non potranno usufruire del servizio civile, che rimane invece una risorsa nel resto del territorio calabrese. Presenti alla convention, per sottolinearne l'importanza e il valore, anche il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, e il prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Thank you.